Ciao a tutti ragazzi, siamo in macchina, cioè sono in macchina in realtà. Esatto. Saluta Antonio. Ciao Antonio, andiamo. Andiamo. No, saluta Antonio è una citazione. Bene, sì, cagata. Andiamo a Firenze per vedere la Fiorentina batte il Napoli. Ecco, oltre a questo, sto andando a Firenze io, non lui. E ci vediamo dopo col prossimo video. Ciao, ciao, saluta. Ciao, ciao, forza Juve. Ore 8:22, viaggio direzione Firenze, il raduno delle perle brillanti di Ventini è ufficialmente iniziato. Il raduno delle perle sta quasi per iniziare, siamo a Bologna, binari bloccati, grazie Trenitalia, non ti smentisci mai, noi ci siamo sempre pronti, sempre sul pezzo, mi raccomando, la prossima volta venite a Torino perché in realtà Juve gioca lì, è inutile che andiamo a Firenze dai viola, dai su. Arrivati a Firenze Santa Maria Novella con ben 37 minuti di ritardo. Grazie Trenitalia. Poi mi spiegare cos'è Buas Infrastruttura Bologna, con le solite. Non ti smentisci mai, siamo proprio in Italia. C'è un pelino di precisione, ogni tanto farebbe anche comodo. Grazie. Sai, grazie. Magari arrivare mezz'ora prima ci avrebbe fatto comodo. E abbiamo fame. Soprattutto quella, visto che siamo almeno io dalle 5 del mattino che sono in piedi. Spero che la Fiorentina vinca contro il Napoli perché se no mi dovete il biglietto. Ecco, soprattutto anche quello. Comunque ragazzi, siamo di qua, siamo arrivati e che abbia inizio il raduno delle perle degli altri Juventini a Firenze. Dai raga. Comunque sta, c'è un video in realtà. Tanto siamo a Firenze, non devi scendere. Stiamo mangiando. Questo è Roberto. Ciao. Roberto. Questa è Ida, la più figa. Sì. Questa è Marco, la seconda più figa. Ovviamente. Ciao. La più vecchia. No, il più vecchio sono io. Antonio, saluto. No, non volevo fare, stavo andando. Un appetito ragazzi. Saluto Antonio. Appetito. Ci mangia al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo arrivati nel nostro appartamento a Firenze. Oggi non mi ricordo dove siamo. Ti ricordi dove siamo? Prima ha parlato un fiorentino e mi faccio... Ah sì, siamo a Firenze, la cosa che parla così strano. Vabbè. Sì. Vabbè. Allora sono oddio, con Marco. Tu, l'età? Cosa devo dire io allora? Infatti, Roberto che ha quasi 40 anni. Oddio. E Antonio. Ciao a tutti. Siamo qua in via delle belle donne 5, lo dico perché tanto ormai siamo, cioè, tanto quando lo vedrete, quindi potete non ci anche, potete venire a rubare, però, non che ci sia molto tempo. Nel caso in cui, cioè no, però non siamo più, nessuno può venirci a trovare. Tanto non penso che faranno l'invasione a Firenze. No. Tutti qua, tra l'altro. Tutti qui. Ah, allora, mancano poche ore di una cosa importante, che è l'interview, che guarderemo in un pub, un Irish pub. Per l'inglese andate molto d'accordo. Irish pub. Soprattutto, dappertutto. E perché ho messo da quello? Perché tra l'altro, essendo un po' Irish, insomma si può anche guardare una partita senza venire prese ammazzate. Ecco, magari club Fiorentina, speriamo, anche perché club ridare, battistuta non è che si ammazza. Anche perché comunque siamo a ridosso di Fiorentina Napoli. Che domani. Non quasi... tutti all'Artemio Franchi vederanno. Sì. Invece no. Andremo con la maglia della Juve all'Artemio Franchi. Si a fare nel settore ospiti a depistare il pullman del Napoli nel settore ospiti. Settore ospiti con la maglia della Juve. Sì, vuol dire proprio come sì, diciamo che mille modi per sì, esatto, questa è la milleunesima. Beh, quindi ci vediamo al prossimo spezzone che lo facciamo stasera durante le docce. Mentre bestemmieremo. No, anche sì. Magari un pre-bestemmie, docce, giro per Firenze. Gli anti-juventini sono come quelle persone che cagano in mare. Cheat. E con questo vado, chiudo e me ne vado. Alla prossima. Siamo qua dentro. Dove siamo? Siamo qua dentro e c'è uno scivolo. Non precisato di Firenze. È uno scivolo? Ma è uno scivolo? Ah, sembra di sì. Non si può fare. L'idea di farlo. Ah no, si può fare. No, si può fare. Andiamo! Siamo così pazzi da farlo? Veniamo qua a Firenze per uscire porta il cazzo della... c'è il Duomo, il Pitti, che cazzo me ne frega a me! Siamo messi proprio male, va? Ma che c'è? Frega! Sì, ma sembra me dove... allora... buonasera! Dove siamo? Ponte Vecchio Firenze! Ida! Ponte Vecchio! Ponte Vecchio Firenze! Ah, lui è Marco, ormai è un tipo qua! Io ormai sono di casa! È la mia spalla destra qua! Ricordo che questo video di amore si è calmo. Andrà sul marchese di Alcolini, sappiate che avete filmato la storia. Ciao a tutti! Il pacchio! Qui a Castellammare è bellissimo! Ciao a tutti!
comunque qua siamo a Firenze, quindi forza Juve. Sempre, forza, sempre, fino alla fine. Mi raccomando, forza, ragazzi. Juve. Urla! Tipo come quando vai in chiesa e tiro un bestemmione. Cazzo, di suo livello. Qua siamo a Firenze, ma tipo libero, cioè, Firenze è bellissima. Bernardeschi gioca con noi. Alla prossima. Eccoci qua, ragazzi, sono quasi le 6. Sì. Siamo vicino al Duomo, lo vedete, c'è il campo di giotto qua. Abbiamo acceso un moto per prenderci uno spritz. Aspetta, adesso infatti stiamo aspettando il finanziamento poi. Infatti poi. C'è anche Marcolino che è il diff. Aspetta, tanto due famiglie adorano. Lo vedo nei commenti. E sono le 6, quindi il nostro ordine del giorno è uno spritzetto adesso, poi andiamo a lavarci, andiamo fuori a cena a vedere. Inter-Juve. Mi raccomando, primo marcatore, caro Mo. Forza Juve! Ah, e ci vediamo. Forza Juve, forza qua. Juve sempre, abbiamo i funs juventini. Ciao, forza Juve. E no, e stasera facciamo un breve video anche post partita da caricare subito con i dati in modo da bestemmiare facile e veloce. Esatto. A dopo. A dopo. Dai, Chiellini. No, siamo ai live pub per mangiare, ma per vedere. Inter Juve. Pronostici? Pronostici 2-1 come detto prima. Pronostico io? Sono ritardato e pensavo che stesse per fare una foto. Questo è il mio pronostico. Il pacco. Speriamo che vada bene. Non aggiungiamo altro. 2-1 Juve. Segna Quadrato. Ecco, cioè non prego un cazzo del resto, ma a me piace. Ma io vorrei il pacchio. Anche. Allora, si sentirà pochissimo perché siamo qua dentro a questo locale, c'è l'audio della partita. Fine primo tempo di Inter-Juventus. 0-1, gol di Douglas Costa. 25. Tutto loro. 45 minuti, saranno pieni di polemiche. 45, cioè 55 quasi praticamente. Sì. Vedrete il video dopo, chissà come sarà andata a finire, speriamo bene che continui così, che sta giocando, al di là dell'espulsione e del gol, ma la partita la stiamo facendo noi e si vede la reazione dopo. C'è sicuramente qualcosa di scarso. Decisamente meglio rispetto alla partita di domenica scorsa contro il Napoli, quella è poco ma sicuro. Abbiamo già molta più cattiveria, più voglia di vincere soprattutto. E anche più gioco rispetto all'altra volta, quello sicuro. Lottano sul pallone, quello era l'obiettivo, cioè andare a giocare per vincere le partite. Perché se la Juve gioca da Juve, posso affrontare chiunque e vincere. Anche perché stasera o si vince o si vince, non c'è altra soluzione. Che si vinca, che si perda, forza Juve, il resto merda. Detto questo, ci vediamo. Mancano 3 minuti, ragazzi. Una sofferenza. Mancano 3 minuti, più recupero e abbiamo appena pareggiato. Oh. Bidone, cioè non ha fatto una cazzo tutta la partita, è un bidone che non ha fatto un cazzo tutta la partita, un pallone basta, da fermo perché non c'è saltato. Gonzalini, pezzo di merda che vuoi. Io fa schifo tutta la partita, io devo bestemmiare contro 90 minuti e Rossi e poi fa il gol. E facendo sto cazzo di gol non posso neanche dire un cazzo perché ci fa vincere gol lì. Ma Dio. Io dico, se alla fine del 93esimo, vinciamo questa partita, scusate no. Questa è la nuova. Criticate, però. Gonzalo, merda. Hanno cacciato a lei. Ma vai a fanculo! Guarda che forse non ho capito che non è che se io ti colpisco con la mia spada contro spalla e spada contro spalla. Se ti carico e fallo comunque, cioè perché ti ho caricato. Però effettendo il. Dai! Non è dato dal fatto che io ho la spada. Ah, sono 5 minuti di recupero. Sì, ancora. Ancora 3. Non lo messo fuori, ragazzi, la sofferenza. Raga, la biondina mi fa aiuto. No. Ah, no.
Tosto mi ammazzo! Via, via, via! Oh, perché non le blocca? Ma io mi chiedo perché, o perché non le respingi in angolo? Dai, si ormai non è più un buffone. Oh, mamma mia, Barzagli, mamma mia. Ti era sparata su che ti cazzo gol. Dai, 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 dai! Col sistemone! Gol, 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 gol! Sì! Ragazzi, siamo la Juve, non si molla fino alla fine! Complimenti ragazzi! Grazie, tu ce la fai complimentare! Domani, forza Fiorentina! Per una volta, siamo la Juve! Sì, perdoni con la bici! Noi abbiamo il cuore a strisce, portaci dove vuoi, penso le tue compagne, dove tu arriverai, sarà la storia di tutti noi, solo chi corre può fare di te. Eccoci qua, siamo in prossimità di Ponte Vecchio che è alle nostre spalle. Eccolo là. E niente, siamo qui un po' sonnati, le occhiaie. Vabbè, secondo giorno. Di merda. Secondo giorno che sembra il ventesimo. Abbiamo passato la notte a festeggiare. Cioè, sì, sono dopo ieri sera, ragazzi. Sulle 2:30, 3 più o meno. Sì, sì, sì. E quindi poco di sonno, 6. Naturalmente lasciate la voce al Colin. All'Irish Pub che consigliamo a sto punto perché porta bene, che si trova Piazza del Signoria. Piazza del Signoria, esatto. Dico, siamo l'ascolto del leggendario. L'ascolto del leggendario. E ascoltate un saluto al leggendario e esatto. Anche ad Andrea Tirinnazzi, che era quello che. Andrea cantato in Veneto. Andrea Tirinnazzi. No, era quello che con la chitarra. Sì. Quindi, cioè. Comunque facciamo un po' di pubblicità alla sto casa. Fenomeno del leggendario ci ha dedicato la canzone Lupin, giusto? Giusto. Comunque no, il leggendario è un fenomeno. Cioè, sì. Lunga vita leggendario. Come
domanda. Sì, tra cantare e festeggiare la Juve in generale. Perché... E tra l'altro, voi avete già visto, perché questo spezzone di cui sto parlando l'ho già inserito, ovviamente l'inno della Juve, perché chiaramente va in ordine cronologico e viene prima. Ragazzi, cantare l'inno che vi sia la, e cantare l'inno della Juve a Firenze, in Piazza della Signoria, dopo aver vinto, dopo aver con l'Inter a è qualcosa di orgasmico. Nella vigilia di Fiorentina-Napoli. È qualcosa di orgasmico. Cioè, è praticamente meglio di una scopata. Possiamo dire dirlo perché ormai è tardi, si può dire. Sì, sì, sì. Non è tardi. No. Tanto non c'è faccia protetta su YouTube. Riassunto, riassunto in una parola tutto quello. Aspetta, aspetta, aspetta. Beh, c'è un riassunto stretto in una sua parola che dite non è sarda. Chiudiamo con una sua parola. Riassunto tutto in una parola. Il pacchio. Esattamente. Il numero uno. E con questa puoi scherzare. Ciao. Siamo qui a Firenze, in Piazza Signoria. Voi andate a fare i complimenti, ragazzi. A fare complimenti, a tutti quelli là, tutti i migliaia che sono qua a piazza. Seconda cosa, la fica toscana è la migliore. Peccato, peccato che tutti i Firenze, non è che si può vedere. Ma ci sarà qualche Juventino. Ma Firenze? Magari imboscato qualcuno c'è. Fuori dalla città, fuori dalla città, Toscana. E già questo, sono quasi le 5, pertanto tra un'ora e 20, più o meno, gioca... Napoli, il Barcellona... Barcellona d'Italia, allora, la Berta, l'Atletico. Non è che noi vogliamo che Napoli perda. Però se non vinci ci va un po' rotto. Direi di un bel pareggino, così non scontentiamo nessuno. La Fiorentina è felice, il Napoli un po' meno, noi siamo felici. Cioè, potremmo avvicinare sempre di più allo scudetto. Il campionato è bello, è bello. Però adesso ne abbiamo parlato, questo video qua dovrà andare, ma magari Napoli vince quando alla fine noi lo vediamo. Ciao ragazzi. Ciao. Comunque stiamo guardando. Arriva dalla Bologna, arriva dalla Bologna, viene fuori. Forza Viola! Tredicesimo del secondo tempo. E infatti Ventura c'è il panchino. Continua a parlare col VAR. Ma finché non lo vedo non ci credo, finché non lo vedo non ci credo. Vieta! Zitto! Saponara dalla bandierina. Quasi fatta! Mamma mia! Il cionichino bello, bello le chiappe del difensore, eh? Hai visto che era rimbalzata alla fine della fiera, abbiamo registrato il mio saluto con risultato grande Ciolo. Non volevo spoilerare ma non ce l'ho fatta. Vaffanculo, che è la mio è lui. Simeone stanchissimo, prova ad accelerare, resiste. Si va a festeggiare. Beh, possiamo andare a festeggiare. Detto ieri, detto, ma figurati se Napoli non viene a prendere i tre punti a Firenze. Lo festa. Saluti. Ciao ragazzi. Un ultimo commento a quest'ultima serata insieme. Beh, innanzitutto ce la fai complimenti ragazzi. Poi, non per altro, questa è stata una serata impegnativa. No. Ma si prospetta ancora lunga. Ho dato le occhiaie. Quindi niente, bisognerà stare focalizzati. Come siamo a tasso alcolico? Bene o bene? Benuccio. Si sta lavorando per raggiungere la qualità richiesta. E la moda. E quindi si vedrà. Passiamo a Antonio. Commenta l'ultima serata All Together. Allora, io vorrei fare un commento per questo giorno e anche per quelli precedenti. Che uno. E i giorni precedenti? Uno. Bravo, lo vedi? Sinceramente parlando, io sono arrivato qui, ora voglio fare un discorso serio, sono qui con un po' di angoscia addosso per problemi che ho a casa.
E mia madre infatti mi ha detto, dai un pochettino, sfantasia, a casa di Dio, sfantasia per dire divertiti, fai altro, spensierato. E devo dire, sinceramente parlando, che voi siete riusciti a non farmi pensare ai problemi che ho, mi avete fatto sinceramente divertire e vi ringrazio ed è stato un vero onore e piacere avervi conosciuto. Mi commuovo. Bravo! Roberto! Parla. Condivido in pieno quello che ha detto Antonio pochi secondi fa. Ah, aspetta, scusa. Il pacchio. Come dicevo prima, condivido appieno quello che ha detto pochi secondi fa Antonio. È un piccolo sogno che finalmente si è avverato e spero che... Aspetta, continua a parlare. E spero che non si interrompa qua, ma che ci sia un seguito a questo incontro. Ragazzi, è stato veramente qualcosa di emozionante. Sono stati due giorni intensi, bellissimi, fantastici. Ho conosciuto delle persone meravigliose. Non ho nient'altro da dire. Grazie ancora alle perle e soprattutto a Matteo che ha avuto la... Grazie. E sopra anche a Ida che ha avuto la pazienza. No, è solo Matteo, anche a Ida. Grazie! Ida è una santa ragazza. Che hanno avuto la foglia, la pazienza e soprattutto la voglia, la pazienza e la forza di organizzare tutto questo. Di qualcosa. Io che dico? Va bene così, grazie. No. Commento Angela. Angela, commenta. C'ho sempre io, intanto te la fai comprendere. Allora, la Juve ha vinto, ha segnato quadrato, il Napoli ha cazzo di ferro, ha segnato quadrato. No. Difesa in cura, regali in cazzo, me ne frega. Marcolino, tocca a te. Allora, diciamo una cosa. Diciamo una cosa, se voi non conoscete Antonio Zenone, sei un cazzo di mezzo. Cioè, voi ora vi prendete il primo mezzo di trasporto, andate dove? Catania? E andate al massimo di Catania a vedervi un Catania qualsiasi, chiunque, con Antonio Zenone. Un cazzo di nessuno. Grazie a te. Andata. Ida. E ricordatevi allora, che questa qui è una brava. No, non grazie. Come me o come questa tu che avete sempre davanti. Questo è il dare te. Ma io volevo dire solo una cosa. Alza la voce. Già aver voluto conoscere tutti loro è stato un sogno, perché alla fine giochiamo, scherziamo, ridiamo, messaggiamo insieme su un gruppo. Sì, ma alla fine non c'è la data, cioè come vorrei anche vedere, da più di un anno sicuramente. Non c'è la data da più di un anno. Era emozionante. Poi arrivo a Firenze che io personalmente non ho mai visto. Vincere non è importante. Vedere il Napoli prende tre pelle. Vedere il Napoli prende sì, tre pelle. 1-0, tripletta del Ciolito. E il Ciolitino? Ciolitino. È stato tutto perfetto. Così non volevamo aspettare. Più di così poteva anche darcela. Comunque, a parte le cazzate, questo qui è un sogno di Marchesi. E un applauso a Marchesino. Bravo Matteo. Marchesi, in alto tu già fai complimenti a Marchesi. Detto questo, come direbbe il mio amico Delio, life is a matter of black and white. Forza Juve! Sono le 10:40. 9:40, fra 20 minuti devo lasciare questa reggia. Adesso non tiriamo. La maggiore. Sì, uguale, proprio stessa. Questo sarà l'ultimo spezzone, no, magari facciamolo anche dopo. Però insomma è l'ultimo spezzone. Manca Matteo comunque, ve lo photoshopperò qua. Ciao Matteo. Tipo quelle nuvolette, tipo come se fosse morto. Non è voluto abbracciarlo l'ultima volta. Cazzo, questo segnatelo. No, mi ha detto. Ho ancora la riga degli occhiali di ieri. No, mi è nata, poi lo dico anche a voi. Questa riga qua sotto, no, la prima è l'occhiale normale, la sotto, quella seconda è nuova. Bella. Pensate che okay. Giovane fa compagnia alla vecchia. Ecco, no. Chi è? Beh, almeno mi sono salvato io, dai. Allora, ieri siamo fatto il video con le ultime impressioni di ognuno di noi, quindi siamo a posto su quello. Semplicemente vi salutiamo, quindi lascio salutare tutti quanti uno per uno. Direi di partire dal più giovane, che è Marco. Lui, andiamo in ordine età. Saluto a tutti i funzo che hanno esultato questo weekend. Mi raccomando, tutti a Napoli il 20 maggio per la festa scudetto. Ci vediamo lì tutti insieme al prossimo raduno. Che questo era già preparato tutto tanto, quindi. Infatti.
bacio a tutti. Poi tocca a Angela. Ah no, aspetta, Ida. Lo sticchio, raga, sempre. Ciollo. Comunque è donna, anche se questa voce qua è donna, lo confermiamo. Tocca a... Ciotto di Pacchiarelli. Tocca a... Vabbè, io facciamo mi salto per motivi chiari. A me. Sì, perché... Ciao ragazzi, allora, questo weekend è stato bellissimo. La Juve ha vinto, quadrate assegnate, il Napoli ha perso. Conosciuto anche noi, però la scala delle la scala è assegnato quadrato, il Napoli ha perso e poi ha vinto la Juve, esatto. E poi ci ha conosciuti, quindi no, tutto. Quando mai ok, allora mettiamo quadrato, la Juve, Napoli, per... Ma noi dopo, forse dopo la Fiorentina, lasciamo Roberto. Ragazzi, è stati 3 giorni fantastici, ho conosciuto delle persone meravigliose. Sono stato veramente davvero bene e spero che sia l'inizio della fine. No, l'inizio della fine assolutamente fine. No. Che sia l'inizio di tanti altri incontri, magari con qualcuno in più. Ciao a tutti. O qualcuno. Oh, oh. O qualcuno, o possibilmente. O con qualcuno in meno. Quindi potrei fare un po' il tossico. Fino alla fine. Forza Juve, ragazzi. Forza Juve. Eccoci qua ragazzi, siamo alla fine di questo video. È stato un video diario, chiamiamolo così, una specie di vlog in cui ho raccontato le emozioni, le nostre emozioni mie personali, di quelle che ho condiviso con i miei amici, perché parliamo di questo. Come sapete solitamente non, anzi mai, pubblico nulla che riguardi la mia vita personale, a meno che non riguardi appunto qualcosa della Juventus, cioè emozioni private con i miei amici, quindi metto dentro i miei amici nella vita privata, dentro i miei video, post partita e così via, perché c'è la Juventus di mezzo. Ed è un po' quello che è successo per quanto riguarda questi 2 giorni a Firenze. La scelta di Firenze, vi dico già perché, è stata una coincidenza il fatto che in questo weekend ci fosse Inter-Juventus prima e Fiorentina-Napoli dopo. Firenze perché è una città meravigliosa, che amo, al di là della realtà, quella Fiorentina non c'entra nulla, la città è bellissima e secondo me è seconda solo a Roma, che è appunto la città più bella del mondo e ovviamente d'Italia. Una scelta così per caso, ma perché come avete visto i dialetti sono diversi, le provenienze sono diverse, io sono di Treviso, sono Veneto, il più lontano era della Sicilia, dall'altra parte d'Italia, che per me è l'altra parte del mondo, perché sono veramente tantissimi chilometri. Poi Abruzzo, Piemonte, Sardegna, insomma ragazzi, tutta l'Italia. Pertanto Firenze ci trovava in una posizione centrale, un po' per tutti, e quindi era abbastanza fattibile da raggiungerla senza troppi problemi. Quindi la scelta è quella. Poi, il fatto che sia avvenuto un Inter-Juventus così come l'abbiamo visto nei giorni passati e un Fiorentina-Napoli che nessuno sarebbe aspettato finisse in quel modo là, perché il 3-0 di Firenze cioè, ha dell'incredibile, 3 gol di Simeone, poi rimanda il 5 maggio 2002, rimanda tante cose, ha insomma, padri famosi, rimanda tante cose e pertanto tutto è stato molto bello. È stata una bella emozione incontrare gente che non ho mai conosciuto di persona, tranne Marco, che è proprio di Torino, che avete visto nel mio video diario del mio weekend a Torino scorso anno, però gli altri erano persone che per la prima volta vedo dal vivo dopo anni che ci sentiva appunto tramite WhatsApp, essenzialmente tramite Facebook, i social e così via. È una grande emozione conoscere queste persone, vivere queste emozioni di questa partita da Juve in un Irish pub a Firenze, quindi andare in casa dell'avversario, del nemico, ho voluto dirlo, a vedere una partita che vinci e vedere gli stessi avversari vincere una partita contro il Napoli che in quel momento è rivale per lo scudetto, ragazzi, cioè meglio di così non poteva andare. Quindi veramente questo video spero che vi sia piaciuto, non so in questo momento cosa poi andrò a mettere e non mettere, perché cerco di fare una cosa anche carina, un po' funzionale a quello che voglio trasmettere. Ci sono delle cose magari più interessanti, più carine, spero di avermi messo soprattutto carico l'inno della Juve, abbiamo cantato l'inno Juventus al karaoke in questa Irish Pub a Firenze, quindi credo che sia una cosa, cioè andare a Firenze a cantare l'inno Juve, credo che sia, cioè che la chiudiamo qui. Ed è questo, grazie ai miei amici, grazie a tutti voi che mi seguite e grazie a Firenze che questa volta ci ha portato veramente fortuna. Fino alla fine, come sempre. Paura, paura, paura.